Bentrovati a Roma Città Aperta. Oggi apriamo con uno spettacolo, parliamo spagnolo in questa prima parte di trasmissione. Siamo in compagnia di Suso Silva, benvenuto. Lui è un artista, adesso lo conosceremo meglio. Comunque è il creatore e lo sceneggiatore di uno spettacolo che sta per arrivare nella nostra città, Circo de los Horrores. Muy bien, più o meno ci siamo, dicevo, oggi parlava, che avremmo parlato spagnolo. E lo accompagna Francesco Puglisi, che è portavoce appunto di questo spettacolo che arriva il 28, giusto? Il 28, siamo, a dire la verità, è già arrivato. È già arrivato, perché siamo qui. E in effetti, iniziano le come prove, vedi, siamo arrivati subito nella trasmissione più adatta, perché Roma Città Aperta, abbiamo portato in Italia uno spettacolo dalla Spagna, nuovo, bello, diverso, e sono già arrivati, stanno già invadendo Roma. Sì, sì. Insomma, li noterete nei prossimi giorni. Allora, lo spettacolo comunque si terrà all'interno dello Stadio Flaminio, quindi insomma una location importante, una location anche ampia per ospitare quello che è un vero e proprio circo, ma organizzato insomma unendo varie arti. Dico bene, parto proprio con Suso. Quali arti mette insieme questo spettacolo? Lo che facciamo è fusionare il teatro, il circo, il cabaret, la musica, artistas di circo, cantantes, bailarines, un po' di tutto, no? Però soprattutto andiamo a dare molta paura a tutti i romani. È un spettacolo anche molto, molto divertente, andato a reire due ore continua. Senza parare, no? Due ore continue, attenzione. Con l'impatto visuale di los clásicos della cinema del terrore. Allora, questo adesso lo approfondiamo. Abbiamo cominciato a vedere le immagini. Allora, non spaventatevi, nel senso che, come ci spiegava Suso Silva, è uno spettacolo, sì, che deve andare a solleticare le nostre paure, anche quelle più ancestrali, il nostro immaginario. Vedete, si è aperta la bara. Bella faccia, questo è proprio faccia. Suso Silva, attenzione. Guarda, è un viso particolare, no? Sì, un po' non l'avrei riconosciuto, il devo classico dire. Nosferatu, l'aspirazione è un classico Nosferatu de Murnau, dell'antica pellicola in bianco e nero. No, sono un loco del cinema antico. Certo, cinema in bianco e nero, insomma, quello che che ci spaventava tempo fa. Adesso abbiamo bisogno di cose incredibili per spaventarci. In realtà però uno spettacolo come questo saprà tenere la giusta tensione per farci venire qualche brivido e farci anche sorridere tanto, perché abbiamo detto che è uno spettacolo divertente. Allora, presento meglio Suso Silva, che ha studiato arti acrobatiche e circensi, ha poi si è diplomato in mimo e pantomima, ha fatto gli studi di giullare a Parigi e ancora pattinaggio artistico teatrale. Insomma, ama l'arte. Tra l'altro, è stato uno zio. Suo padre sperava che facesse l'avvocato, ma non c'era speranza. Papà non stava bene, per questo ho montato il secondo spettacolo, un manicomio. È internato il mio padre perché non ha capito niente che cosa vuoi io. Allora, questo è il secondo, è il prossimo spettacolo, insomma, uscirà presto e sarà un manicomio degli orrori. È già uscito nella realtà. Ecco, lo aspettiamo allora anche in Italia. È già un successo in mezzo mondo, arriverà presto in Italia. Però in realtà la cosa bellissima, credo che poi alla fine è quasi un sogno che si concretizza, il fatto che un papà, lui mi ha sempre raccontato, suo papà, io voglio che tu fai l'avvocato. Sì, papà, adesso vado a studiare a Madrid, vado a studiare a Barcellona. E invece il signorino andava a scuola di teatro. Andava a scuola di teatro e poi alla fine ha abbandonato tutto per dedicarsi alla sua vera passione. Perché ciò che uno sente poi alla fine, ed è veramente lui... È anche una fortuna scoprire subito da bambini, da ragazzi, la propria vocazione. A volte ci si impiega una vita scoprire quello che veramente ci piace, invece quando c'era dentro fin dall'inizio poi ha possibilità di sviluppare al meglio. Ma poi ti dico, guarda, adesso in realtà vedendolo in azione è più lui quello che lui, insomma, no? Nel senso che veramente ti trascina, ti eccoci qua impressionati, attenzione, può capitare di tutto a questo spettacolo, sì. Attenzione, perché hai molta improvvisazione con l'audienza, no? Con il pubblico, andiamo a giocare continuamente, attenti tutti il calvo,
perché ha una simpatia per le persone senza capelli. Mi piace. Attenzione, va bene. Allora, però, come nasce questo spettacolo? Come ha messo insieme tutto questo? Dicevamo, appunto, c'è un po' di cinema, c'è il teatro, c'è il circo, c'è l'improvvisazione. Primo nasce per la necessità in Spagna e in Europa, penso también, di recuperare al pubblico che non va al circo. Al circo in Spagna solo vanno i bambini. Entonces, io pensava come puedo prendere al pubblico di 20, 30, 40, 50 anni, che è il target del nostro pubblico, pues con un tema interessante, appropriato, come è il terrore. E tutta la gente non vuole andare a vedere una pellicola, uno spettacolo di terrore, ma entra tutto il mondo. La ragazza non vuole entrare, ma entra gritando, facendo mille gesti, ma tutto il mondo. Entonces, primo questo, e poi perché io sono un innamorato del circo e volevo limpiare un poco, non so come si dice in italiano, pulire, le ripulire, levare le ragnatele, di los circos convenzionales e adattare, come tutti i buoni computer, hay que adattare, hay que programarlo di nuovo per prendere il nuovo pubblico di 20, 30, 40 anni. E questa è stata l'idea, ha rinnovato il circo. E, tra l'altro, appunto, togliendo gli animali che sono poco corretti, animali, certo, senza animali, questo già. La gente giovane non volevo lavorare con lavorare. No, l'unico animale siamo noi. Certo. Sono uno mostro. Ok, perfetto, ci sono i mostri questa volta. Allora, quindi uno spettacolo che appunto dà il giusto brivido, è molto divertente, destinato appunto a tutto il pubblico, però insomma non dobbiamo escludere i bambini, i ragazzini, forse proprio i più piccoli li dobbiamo lasciare a casa, però possono venire tutti. Io penso che sia un bambino di 10, 11, 12 anni, volevo venire, ma dipende dal mostro che tu hai nella tua casa, se è un bambino piccolo, ma è un... non hai paura, non hai problema che vieni, ma cuidado con e poi è come una favola, no? Servono questi spettacoli a esorcizzare le paure che abbiamo dentro di noi. Sì, ma poi in realtà è anche vero che oggi i bambini giocano con dei mostri che sono più mostri di quelli, di quelli naturali, no? Quindi voglio dire, sì, la televisione dà più paura che il teatro. Le notizie, le notizie, di tutti i giorni. Paura. Vedere alcune trasmissioni, insomma, i bambini trasmettono ancora più paura che il circo degli orrori. Qui siamo sempre nel mondo dell'immaginazione, insomma, sì. Quindi è una paura che comunque è lontana da. Sì, perché io parlo sempre, quando parlo del circo degli orrori, parlo anche della poetica dell'orrore. Per questo parlo dell'antico film, della letteratura, Allan Poe, Lovecraft, o grandi letterati che hanno fatto terrore, però con poetica. Ma con molta magia, no? Entonces, questo sta in tutto lo spettacolo. Quindi insomma molta, molta letteratura, molte citazioni, ci ha detto gli scrittori. E ricordiamo anche i film. Molta adrenalina, molta, certo. Invece i film, sia appunto il Nosferatu classico, poi cos'altro, quali altri personaggi rivedremo sul palcoscenico, tratti da film? Questo è pieno, andiamo con La Matanza di Texas, con gente con le sierre meccaniche, che andare a tagliare a tutti, e poi monjas assassinas, payasos, killer clowns, payasos. Io li chiamo pagliaccio di merda, ma è carinosamente. Chiama il genere dei film di paura, anzi anche quelli belli storici, le riconoscerà tutti e si divertirà tantissimo, senz'altro. E allora, tanti artisti, perché poi appunto questo è uno spettacolo fatto da persone molto preparate, come lo è Suso Silva, ha scelto poi un cast d'eccezione. Allora, chi sono i suoi artisti? Chi si esibisce nel circo? E l'artista, quale? Giocoliere? Teniamo di tutto, teniamo di Mongolia, ora in televisione, stai vedendo contorsionisti che vengono da Mongolia, il terrore orientale è forte anche. No? Di Alemania vengono facendo il numero di pendulo terribile della morte, a 11 metri di altura, di Africa, viene un numero di acrobazia, vudù e fuego, con 5 artisti più. Los clowns sono spagnoli, uno è italiano.
Bueno, sono 25, 26, 27 persone lavorano in lo spettacolo e non hai un solo minuto di tranquillità. E non c'è un solo minuto, no, di tranquillità, attenzione. Allora, adesso però vado un po' da Francesco Puglisi per capire come arriva questo spettacolo a Roma, finalmente direi, perché ha già girato un bel po' d'Europa. Beh, con grande successo. Ha girato molte parti dell'Europa, è andato in America Latina, è andato in a Miami, è andato a Lima, in Perù. Insomma, era uno spettacolo davvero innovativo che era il momento di portarlo in Italia, nel senso che loro hanno fatto 5 anni in tournée in Europa e soprattutto in Spagna, e alcune città, tipo per esempio da loro vengono da Madrid, l'hanno fatta per 5 volte e ogni volta aumentando il pubblico. E quindi l'Italia era il momento di portare qualcosa di differente, di veramente qualcosa di forte per dare uno scossone di cambiamento. Io credo che questo è lo spettacolo del momento, sarà uno spettacolo che farà molto parlare e lascerà il segno, perché sono convinto che c'è qualcosa che attrae. Intanto quello che stiamo notando in questi giorni, un po' dall'utilio del passaggio dello spot su Roma 1 e dalla nostra pubblicità, dalla nostra creatività, è un fenomeno che la gente sta parlando e noi li perseguitiamo, perché continuiamo a mandare dei messaggi minatori. Certo. Siete sicuri di non aver visto tutto? Siete sicuri di aver visto tutto? Oppure una serie di messaggi che incuriosiscono le persone. E vedrete che questo sarà uno spettacolo che piacerà tantissimo. E poi ci sarà una sorpresa anche per voi telespettatori più fedeli di Roma 1. Seguiteci nei prossimi giorni, ci saranno dei biglietti, però non vi dico altro perché ci dovete seguire per scoprire come fare ad averli. Allora, inizia il 28 febbraio e va avanti fino al 6 aprile. In scena non tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni, dal mercoledì fino alla domenica. Allora, mercoledì e giovedì ore 20:30, venerdì e sabato ci sono 2 spettacoli, alle 19 e alle 22, la domenica alle 17 e alle 20, quindi tra l'altro impegnatissimi saranno gli artisti in questo. Tra l'altro voglio dire, abbiamo scelto un panorama ampio di orari di spettacoli, perché chi studia può andare in quello tardi, chi invece quel giorno è libero può venire prima e può cenare tranquillamente e andare dopo, può venire prima di cena, insomma. Abbiamo cercato di offrire... L'elasticità degli orari in effetti è importante. Tra l'altro a Roma è una città difficile, dove ci vuole un po' magari attraversare la città da una parte all'altra. In alcune nazioni hanno lavorato anche a mezzanotte, no? Alle 12 della notte. Sì, no? Sì, non è un problema. È buona ora per un circo dell'orrore. E dormire un po' di paura. Quante ore servono per fare quel trucco che abbiamo visto? La mia faccia è 2 ore, con 4 manos. Quattro mani al lavoro? Sì, io porto lentiglias, nas, orejas, colmillos, falanges largas, cambio tutto il capello fuori. Il pubblico giovane, volevo fare personaggi reali. Devono sentire di verità che tutto il make-up sta perfetto, perché la competizione con i media audiovisuali è difficile. La competizione con gli altri difficile. Mezzi è difficile. Allora, però è vero che il spettacolo in vivo, in diretto, è molto più intenso. E i griti delle ragazze si oggiano a 15 km di qui. Le grida, attenzione. Sì, ma le ragazze sono le prime che vanno a vedere lo spettacolo. In Facebook hai 300.000 persone in follow. Quindi si va anche da sole a 200.000 sono chicas. Ma si dice, c'è una statistica del circo degli orrori che è quella che le donne portano persone al circo. Donne. Non è mai l'uomo a scegliere di andare, ma è la donna quella che porta. Esperienze nuove buscais.
Certo. Non sa poi che tipo di esperienza. No, sì, sì, voleva una cosa diversa. Diversa, no, sì, no, ma è... mirare certo. solamente il fuoco. È una, andiamo, percentuale sui biglietti venduti in tutta la loro tournée fino ad oggi. Che poi invece sono gli uomini in genere che amano i film dell'orrore. Invece uno spettacolo a teatro reale Proba. Piace e ti devo dire che dice subito le donne. Che oggi in realtà il tendone del il castello del Circo dell'Orrore è in costruzione al Flaminio. E sono venute parecchie ragazze a chiedere, donne, a chiedere per informazioni per i biglietti. Non ho visto un uomo, veramente, non sto scherzando. E quindi questo è già un segnale. Beh, certo. Stiamo rivedendo questo meraviglioso make-up, no? Diciamo così, il trucco di Suso Silva effettivamente è eccezionale, perfetto. È lui il personaggio più importante, più spaventoso, diciamo così, anche se c'è... Insomma, la storia inizia con un treno che arriva e qualcuno che scende però alla fermata sbagliata, giusto? Sì, questa è la storia, il guion, è il guione, un uomo che si confuse in un treno e si baja e si trova in un vecchio perduto cementero. Finalmente la vampira glamurosa, incredibile, esuberante, bellissima e cattivissima, li morde nel collo e li trasforma in questi personaggi, che è il maestro di ceremonias, è il filo conduttore dello spettacolo, è l'alma, no? Il mitico Nosferatu. Eccoci qua, ci sono proprio tutti. Sì. È uno spettacolo costruito, è uno spettacolo che ha una sceneggiatura, che ha un filo, è tutto calcolato, è veramente un film dal vivo. No? Sì. Va bene, allora mi dicono che il tempo è volato, non mi ero nemmeno resa conto che già fosse terminato il tempo a nostra disposizione. Vi dicevo, ci sarà una sorpresa per voi, però lo spettacolo, intanto vi ricordo, allo Stadio Flaminio dal 28 di febbraio fino al 6 aprile. È interessante, insomma, approfittate di questa occasione italiana finalmente, prima volta che arriva da noi questo spettacolo. Grazie davvero, Suso Silva, bocca al lupo, buon lavoro. E grazie naturalmente anche a Francesco Puglisi che sta accompagnando per le strade di Roma. Il mio fantastico italiano. No, ma poi hai visto che no, la prossima è volta magnifico, prometto magnifico. Parlare molto peore. Vabbè. Se ci sono più donne che vengono a vedere. Bravissimo. Aspettiamo tutti. Comunque lo spettacolo è in italiano, con un po' d'accento spagnolo, ma è in italiano. Sì, ma è in italiano. Grazie. Allora ci fermiamo qui, però piccola pausa e poi continuiamo con Roma Città Aperta.